Amici, eccoci qua sul mio palco virtuale con gli applausi finti, e il palco è pure in casa mia, pensate un po'. Oggi vi voglio parlare, come ogni lunedì, di aziende, quindi se avete un business, se avete un'azienda, vi voglio dare dei consigli gratuiti, non vi vendo nulla. Allora, il futuro degli eventi, oggi volevo parlare di questo, infatti come vedete qui davanti c'è un computer. Perché? Perché gli eventi, sino ad oggi, in questo periodo, ormai da tempo, sono stati fatti online. E quindi uno dice, allora sicuramente nell'arco di poco tempo, appena il mondo riaprirà, si faranno di nuovo come prima. No, non si faranno come prima per un motivo molto semplice: non conviene. Non conviene farli come prima, tutti come prima, è perché costa dei soldi. Perché una volta era difficile portare la gente a pensare in modo diverso. Oggi ci si è trovata, e ci si è trovata per mesi, e quindi si è abituata a un nuovo modo, ed effettivamente hanno capito che muoversi e viaggiare per andare a un evento costa, ma non costa all'azienda, costa soprattutto alle persone. E allora gli eventi spariranno? Quelli fisici? No, ci saranno sempre, ma saranno pochi. Saranno pochi e saranno diversi, saranno ibridi, la maggior parte saranno mischiati, dove ci sarà un po' di cose fisiche e un po' saranno invece digitali, saranno multisensoriali. Potrei partecipare a un evento in tre dimensioni, ma voglio dire, non è super futuro, è anche presente, dipende da chi lo farà e da come lo farà. Saranno eventi on demand, cioè su richiesta, non necessariamente live. Non è necessario sempre fare le cose in diretta. E saranno anche 3D. Oggi basta avere un paio di Oculus o altri tipi. Adesso Apple sta uscendo con i suoi nuovi occhiali, insomma, sarà possibile visitare cose virtualmente, digitalmente. E poi dipende dal tipo di eventi, ovviamente. Ad esempio, una conferenza sarà prevalentemente live, con le possibilità ovviamente di avere contenuti anche on demand, anche perché di solito una conferenza è un dibattito da uno a molti, no? Poi ci sono altri eventi, come per esempio le fiere, dove si presentano prodotti, e lì ci saranno più aspetti, come dire, legati al 3D, alla multisensorialità, e le aziende dovranno occuparsene. Cioè, questo set che io ho qui e che è a casa mia, se pensate che molte aziende oggi, che sono anche ricche, voglio dire, fanno gli eventi con Zoom, tristi. Eppure io qua posso ospitare sul mio palco gente digitalmente che è da un'altra parte del mondo, voglio dire. Oppure i meeting, quelli fatti per incontrare le persone, per imparare cose, ecco, quelli saranno ovviamente dentro spazi virtuali dove sarà possibile incontrarsi. Oppure gli eventi aziendali, dove si faranno vedere dei report, delle iniziative, eccetera, e lì è più facile che siano on demand. Chi se ne frega di vederlo in tempo reale proprio in quel momento? Magari è solo necessario vedere le cose che sono state fatte, non necessariamente tutte insieme. Così come quelli aziendali, dove si fanno vedere dei report, dei risultati, no? Oppure quelli associativi. E quelli associativi dove di solito bisogna incontrarsi, discutere, capire, ci sono i forum, e anche i forum oggi si possono fare digitalmente. O quegli eventi dove si lanciano dei prodotti, anche quel tipo di eventi, lì è una questione di materiale. Allora, ogni device che viene presentato, ogni dispositivo, ogni prodotto, esiste di ogni prodotto la versione 3D. E allora bisogna riprodurla. Cioè, io nel mio palco, qua tutto in 3D, ho davanti un oggetto 3D che cambia ogni volta che parlo di un argomento diverso, sono a casa mia. Voglio dire, con il budget di una persona che parla gratuitamente alle persone, è evidente che si può fare, soprattutto se sei un'azienda. E poi ci sono quelli di incentivo, no? Pensate ai viaggi incentive, dove si prende una barca, si va su un crociera, si va alle Maldive. E come si fa? Lì soprattutto sono premi e team building. Il team building online si può fare, i premi possono essere attrattivi in alternativa al viaggio alle Maldive. E anche lì si può fare, poi voglio dire, la maggior parte saranno così, ma poi ci saranno sempre quelli col viaggio vero. Infine i congressi, no? I congressi dove c'è un oggetto verticale di cui si parla e altri possono intervenire, ci sono già oggi degli strumenti, pensate banalmente a Clubhouse, dove chiunque può essere portato sul palco, parlare e poi tornare giù, fino alle convention, che sono un mix di tutto quanto, o alla madre, anzi il padre di tutti gli eventi, che è il networking, cioè quel momento in cui devi incontrarti, devi fare. E a volte questo networking potrebbe essere fatto in modo distribuito. Pensate ai vari business center che danno la possibilità di avere degli spazi ufficio e, perché no, di fare un evento distribuito in cui più business center in più città, pensiamo italiane, vivono lo stesso evento, dove alcuni si incontrano di persona, ma a pochi metri da casa, pochi chilometri da casa, e altri invece digitalmente tra di loro. Ecco, questo è il futuro degli eventi, per cui, riassumendo, se pensiamo che
domani, ah sì, tanto si torna di persona. No, si torna di persona, voglio dire sì, ma così come i cavalli non hanno smesso di essere un mezzo di trasporto, lo continuano a essere, ma poco diffuso, molto costoso, raro e di nicchia, così come gli eventi. Amici, ci vediamo lunedì prossimo a parlare di questi temi aziendali che in fondo hanno a che fare un po' con tutto. Ciao dal vostro MCC, Marco Camisani Calzolari. Ciao.